C'è stato un momento in cui parlavamo in casa. Parlavamo seriamente. E abbiamo detto... A proposito di questo... Cavolo, perché restiamo qui se possiamo avere il paradiso? Capisci? Ci sono 72 vergini che ti aspettano in paradiso. E hanno la convinzione che se si immolano sarà così. Non si limiteranno ad entrare in paradiso. Il jihadista ha diritto ai più alti livelli del paradiso. È la promessa di un futuro ideale e meraviglioso. Per persone che non vedevano alcun futuro in questa vita. Questo ha spinto migliaia di loro a immolarsi. E lo slogan dello Stato Islamico dopo gli attacchi al Bataclan era: noi amiamo la morte più di quanto loro amino la vita.